le città del nord Italia hanno un problema che si chiama inquinamento, soprattutto in questo periodo. Le città del nord Italia, anche Piacenza, hanno un problema di economia. Piacenza l'altro giorno è entrata, sembra possa entrare in recessione nel giro del prossimo trimestre. Come si può coniugare la voglia di ambiente e meno inquinamento con una nuova volata per l'economia del centro storico di Piacenza? Quindi come si può coniugare una ZTL, una zona a traffico limitato, con l'ideale sarebbe un allargamento della ZTL, anche addirittura fino alle mura. È logico che si deve attivare un percorso di accessibilità al centro storico. In questo momento ci sono tantissimi parcheggi tutto il pagamento, come dicevo prima, dalle frazioni, c'è un esempio di Borghetto, perché ci vivo, per raggiungere il centro bisogna prendere due pullman, quindi difficoltà nell'accedere anche con i mezzi pubblici. Sarebbe opportuno innanzitutto creare la possibilità per i cittadini di muoversi con mezzi pubblici anche più piccoli, più agili, che passino con più continuità, elettrici sicuramente meglio, quindi minore inquinamento. A chiamata succede già a Parma, c'è la possibilità di andare a effettuare proprio la chiamata di questi taxi bus, vengono chiamati, per avere un accesso più diretto. Creare dei collegamenti più forti tra il parcheggio dello stadio e il centro storico. Non sono convinto, come è stato detto sui giornali, che riportare i pullman in Piazza Cavalli sia la soluzione. Basta pensare ad esempio se i pullman tornassero in via Vittorio Emanuele, succedeva anni e anni fa, adesso sarebbe una cosa assolutamente impensabile. Credo che rilanciare il centro storico sia importante, rilanciare, come ho detto prima, la residenza, ma attivare un percorso culturale. L'ho accennato prima, creare un percorso che dalla Riccione possa arrivare al Palazzo Pallese, con magari la riqualificazione di tutta l'area militare di Piazza Cittadella. In che modo? C'è uno strumento internet dà la possibilità di promuovere prodotti tipici piacentini, la cultura, tutte le grandissime potenzialità culturali che ha Piacenza in tutto il mondo con un click. Se si investe in questo strumento sicuramente si riuscirà a rendere più appetibile Piacenza e quello che ha Piacenza. Un'altra cosa importante: noi siamo molto vicini a Milano. Creare dei collegamenti molto più veloci verso Milano dà la possibilità di attirare, non solo portar via risorse da Piacenza. Grazie. Sì, allora le domande in realtà sono due, di cui una da $1 milioni, cioè economia e ambiente è un bel problema. Comunque, in linea generale, noi dobbiamo assolutamente, da un certo punto di vista, crescere, nel senso che deve crescere la ricchezza diffusa, e dall'altra parte dobbiamo decrescere, nel senso che la produzione di questa ricchezza diffusa non deve essere accompagnata da una produzione essenzialmente di merci voluminose, rifiuti, eccetera eccetera. Allora, l'investimento strategico è sull'intelligenza del lavoro. L'investimento strategico in un posto come Piacenza, come dico io, in Italia, nella vecchia Europa, lo scrivo e lo penso, il vero affare del terzo millennio è conservare, far vivere e tramandare quello che abbiamo. Secondo me noi non ce ne rendiamo conto, ma l'investimento strategico è conservare, far vivere e tramandare quello che abbiamo, parlando di una città come Piacenza, di un paese come l'Italia e di quella cosa che io chiamo la vecchia Europa. Cioè, l'unico modo di combinare economia e ambiente è produrre ricchezza da intelligenza, va bene, che non significhi anche produrre montagne di rifiuti, per essere estremamente. Poi come si fa? Non è un tema così. Invece il ragionamento ZTL è un po' diverso, tanto è molto più stretto. Allora, secondo me, questa è una delle cose che noi dovremmo discutere tra di noi sulla base dell'esperienza, perché discutiamo sulla base dell'esperienza. Tanto non bisogna confondere ZTL e zona pedonale. Allora, a me pare che a Piacenza in città funzionino le pedonalizzazioni. Alcune ZTL non funzionano, cosa vuol dire? A sentire la gente, con pareri anche diversi. Ho finito, nel senso che, come dire,
quante meno auto che ci sono non producono vantaggi reali. Tanto per farmi capire, però sono cose da mettersi intorno a un tavolo e ragionare. Via Scalabrini, per esempio. Io penso che o ci fai un investimento strategico e davvero quella diventa la zona di Piacenza, tra via Roma e via, che va attraversata soprattutto per così. Significa aprire l'urban center e in cui si fa carico ai giovani, perché i giovani si nasano, se ne fregano di quei colori loro. Di creare un quartiere multiculturale, giovanile, eccetera, eccetera, e allora prendono le zine. Così non lo so se rende la ZTL, quindi bisogna ragionare sull'equilibrio ZTL e pedonalizzazione del centro. Grazie. Progressivamente la possibilità di estendere l'area pedonalizzata, perché è quella che anche sotto profilo commerciale potrebbe riqualificare una zona più vasta del nostro centro storico. Parlare poi di inquinamento e di ambiente ZTL, il problema dell'inquinamento non riguarda solamente il centro storico, quindi prima parlavo di efficientamento energetico diffuso, riguarda non solo le abitazioni del centro storico, ma può essere, deve essere applicato in modo diffuso su tutta la città. Oggi sono arrivati i primi due bus elettrici, probabilmente la settimana prossima, quando saranno un po' sistemati, li vedremo in giro per la città. Quello con sulle nostre facce, spero. Ti sei? Dipende chi sta davanti e sta di dietro. L'introduzione progressiva di mezzi che siano meno inquinanti e che siano mezzi pubblici sarà necessaria. Qualche riflessione intorno a una risistemazione del trasporto pubblico urbano in presenza di minori risorse la dovremo anche fare. Una riflessione su quelle che sono le linee suburbane, capire dopo le verifiche anche economiche se ad esempio la chiamata, i bus a chiamata dalle frazioni possono essere più sostenibili anche economicamente rispetto alle attuali linee, modalità di collegamento che siano mirate, quasi personalizzate, che probabilmente genererebbero meno percorsi a vuoto di mezzi pubblici che comunque ancora sono troppo inquinanti rispetto alla media. Sono tutte riflessioni che devono essere messe insieme, sono due temi molto grossi da far convivere. Non ultimo il tema del commercio in centro che influisce sulla parte economica e che deve essere indubbiamente rivisto. Ma nei tre secondi che rimangono cosa cominciamo a fare? Faremo una commissione. Grazie Dolce. Si sta svuotando soprattutto in questa fase dove l'economia purtroppo non tira e gli affitti sono altissimi. Però noi dobbiamo fare in modo di rivitalizzare il centro e lo possiamo fare in un paio di modi. Allora, innanzitutto cerchiamo, se è possibile, di favorire la vita nel centro storico, cercando appunto di operare sulle leve del trasporto pubblico locale dalle frazioni, perché è difficile arrivarci direttamente dalle frazioni. Pedonalizziamo il centro, altro che se lo pedonalizziamo. Io dico, oltre a pedonalizzarlo e quindi fare anche un po' quella città dei bambini che tante volte abbiamo sognato, dove in tutti i quartieri ci sono zone franche dalle auto, dove i bambini possono starsene in pace, facciamo anche in modo di allargare la zona a traffico limitato per i residenti, discutendone come dicevo prima, e naturalmente però abbinando l'eventuale allargamento con un sistema di parcheggi scambiatori che deve essere aggiuntivo rispetto a quello che abbiamo oggi. Noi abbiamo la necessità, dicevo, di far di nuovo ritornare la gente in centro, anche ad abitarci, le giovani coppie, in centro è impossibile trovare un appartamento in affitto a prezzi che siano sostenibili soprattutto per le giovani coppie. Allora utilizziamo l'agenzia degli affitti per fare in modo che chi giovane vuole andare a visitare in centro, e quando dico centro intendo un centro comunque ampio, abbia questa possibilità, sia incentivata a farla. Che siccome gli incentivi spesso non bastano, andiamo anche a disincentivare chi invece quelle case le tiene vuote e fa degli affitti da ladro. Allora, in quel caso, il comune di Piacenza, il sindaco di Piacenza, ha la possibilità di agire sulla leva dell'IMU, dell'imposta municipale unica, e allora laddove non si vogliono affittare immobili per tenere i prezzi alti, allora usiamo anche quella leva. È una leva pesante, però la possiamo usare, e anzi, io dico, se vogliamo davvero un centro vivo, la dobbiamo.
Marco Mazzoli, allora, io credo che il problema vada messo in termini. Allora, concordo anch'io sul fatto che è più opportuno estendere la zona pedonalizzata che non la testa TL, perché si tratta di modificare abitudini consolidate, anche questo richiederebbe consultazione. Però in termini logici, legare l'economia all'utilizzo della ZTL e alla dimensione significa capire che l'economia, cioè il volume di transazioni dei commercianti, dipende dal volume di persone che ci sono, da creare luoghi di aggregazione associativa, e questo si ricollega al fatto che il piano urbanistico è collegato alle politiche culturali, che quindi devono essere gestite in prima persona dal comune per poter dare un utilizzo. E tutto questo deve essere costruito con la partecipazione delle forze produttive e delle forze sociali, con i commercianti, con gli operatori di arte, di cultura e quant'altro. Con una grande zona pedonalizzata e con l'utilizzo di alcune delle future aree militari si possono creare la cittadella della cultura, dello sport, dei luoghi di aggregazione, dei luoghi dove le persone tornano. C'è un problema di trasporti però, perché non ci sono i parcheggi a sufficienza, anche se sono stati fatti indubbiamente degli sforzi da questo punto di vista. Ci sono dei problemi di collegamento, è stato ricordato da Samuele prima il problema del collegamento delle frazioni. Nelle frazioni, per tornare al discorso di prima, ci sono parecchi comitati di cittadini. Io ho proposto una delega alle frazioni che riguardi esattamente i problemi logistici, organizzativi, di servizi e produttivi. Anche questo vuol dire ascoltare. Quindi, giusto, hai ragione. La ZTL si collega con tutto l'insieme di questi aspetti strategici delle politiche comunali ed è un aspetto fortemente economico, perché dal flusso di persone, dalla rinascita del centro, che dipende dagli incentivi anche edilizi, si può creare questo tipo di grande sviluppo per la città. Grazie. Artistico. Grazie. Sviluppo centro storico, era solo per assumere, è più ampio, nel senso che il tema è molto più ampio, ne abbiamo parlato nei passaggi precedenti. Ovviamente è un tema complesso, perché il centro storico della nostra città negli ultimi 40 anni, volenti o nolenti, è stato programmato e pianificato per essere spento alle 7:30 di sera. Uffici, studi professionali, banche, quindi noi abbiamo un retaggio da dover recuperare. Credo che il centro storico debba essere un luogo che torna a vivere con quelle misure che dicevo prima, la residenza innanzitutto. Credo che debba essere un luogo raggiungibile facilmente. Il tema del trasporto pubblico, elettrico auspicabilmente, deve essere un tema fondamentale, perché il centro storico non può rimanere una cittadella blindata. Deve essere raggiungibile, penetrabile, vivente attraverso una serie di iniziative da stimolare, ma recuperando arretratezze di decenni, da quello che penso io. Ci tengo a dire, visto che ho proposto di far ritornare il trasporto pubblico in Piazza Cavalli, che non ho mai pensato di farlo passare sul corso Vittorio Emanuele, ho solo detto che il trasporto pubblico, su cui tutti vogliamo puntare, deve avere due caratteristiche per cui dobbiamo lavorare. La prima è la velocità commerciale dei mezzi, il che significa togliere le macchine dai mezzi alle strade. La seconda dovrebbe essere sufficientemente attraente per portare le persone dove vogliono andare e storicamente sono abituate ad andare. Il centro della nostra città deve essere raggiungibile anche dal mezzo pubblico. Possiamo discutere in quale quantità, quante linee, ma sul ridisegno delle linee urbane della nostra città, per il centro storico e non solo, credo che sia un tema ineludibile per la prossima amministrazione. Grazie.